È stato presentato a Sulmona il libro di Marco Billi, Soli nel fine vita. Il caso Cappato e la necessità di una legge che riguarda il tema dell'eutanasia. Il principio di legalità è un principio fondamentale, ma è chiaro che la centralità del ruolo del legislatore si avverte con ancora maggior forza quando deve essere dettata la disciplina di temi e situazioni che coinvolgono interessi di elevato rango e implicano questioni di carattere non solo giuridico, ma anche etico e morale. Occorre però che il legislatore assolva il suo compito. In difetto dell'intervento del Parlamento, infatti, si assiste inevitabilmente a fenomeni di supplenza giudiziaria. Il legislatore deve trovare il coraggio e la forza di intervenire. È un interesse, è un diritto di ciascuno di noi. Nel nostro ordinamento c'è un assordante silenzio, che è quello del legislatore, su un tema delicatissimo come quello del fine vita. E la parola di un magistrato che, allineandosi su quanto detto già dalla Corte Costituzionale, invoca un intervento del legislatore, penso che sia uno stimolo più utile possibile per un dibattito. Cosa l'ha spinta a realizzare questo libro? Ma l'attenzione, il clamore mediatico su alcuni casi come quello di Cappato in relazione al suicidio assistito di DJ Fabbo, l'interesse per una questione giuridicamente molto complessa che involge problemi anche di natura etica sicuramente e esperienze di vita personale che tutti al mondo d'oggi, al tempo di oggi viviamo, hanno fatto sì che si destasse l'interesse per questa materia delicata. Ma è rimasto il legislatore sempre nell'incapacità di prendere una decisione quale che sia sull'eutanasia, sulle pratiche del fine vita. Altri ordinamenti hanno, come ad esempio ultimamente la Spagna, hanno fatto una scelta in questo senso. E l'invito è proprio quello di prendere il coraggio a due mani, fare un passo in avanti e modernizzare il nostro sistema giuridico e regolamentare questa fase terminale della vita. Nel merito della legislazione, da poche settimane è terminato un lavoro di concertazione alla Camera, nelle commissioni affari sociali e giustizia. Si è pervenuti alla condivisione di un testo base e da questo dovrà partire l'iter parlamentare, quindi un iter non sappiamo bene che durata potrà avere, mentre sappiamo anche che c'è un'altra iniziativa molto importante, che è quella della raccolta delle firme per l'avvio di un referendum per appunto l'eutanasia legale. Possiamo dire che è una chiave di lettura certamente di un giudice, quindi che fa un'analisi giuridica e giurisprudenziale, ma c'è dentro, anche se dissimulata, tanta empatia, e quindi anche per i non addetti ai lavori è un testo che può appassionare all'argomento e dunque sensibilizzare l'opinione pubblica.